Qual è la seconda arma che va di pari passo con l'alimentazione per prevenire e curare le malattie? Beh, diciamo insieme all'alimentazione noi abbiamo un'altra potente farmaco, tra virgolette, farmaco naturale, che è l'esercizio fisico, l'attività fisica. Se noi abbinassimo questi due elementi sicuramente avremmo una qualità della vita incredibilmente più elevata e anche una promessa di longevità maggiore. Attività fisica, è importante muoversi, è importantissimo fare attività. Oggi viviamo una vita sedentaria, eccessivamente sedentaria, perché? Perché la tecnologia e l'organizzazione sociale ci permette di non faticare, di non fare più sforzi per procurarci il cibo, per vivere. I lavori che facciamo sono lavori sempre più sedentari, quindi a parte coloro che svolgono attività fisica e sportiva, la maggior parte delle persone soffre anche delle malattie, oltre che della cattiva alimentazione, quindi della malnutrizione, anche delle malattie del ristagno, cioè le malattie della vita sedentaria. Cosa propongo? Io propongo di fare almeno un'ora di attività fisica al giorno, cioè un'ora di attività fisica moderata, anche blanda, per dire una camminata di un'ora, una passeggiata a passo svelto di un'ora in ambiente naturale, può essere un parco, in campagna, al mare, oppure una strada anche di città alberata, non trafficata, cioè fare un'ora di attività fisica durante il giorno, magari anche per approfittare dell'esposizione alla luce del sole, che così ci facciamo il pieno di vitamina D, perché voi sapete che la vitamina D, che fissa il calcio nelle ossa, che combatte l'osteoporosi, è dipendente innanzitutto anche dalla possibilità di esporsi alla luce. Con un'ora di esposizione alla luce, anche quando il cielo è nuvolo, Massimo, non è che devi pensare che solo se c'è il sole allora la luce, ci vuole la luce solare, seppur filtrata dalle nuvole, va benissimo lo stesso. Noi dobbiamo esporci. Io dico sempre che anche i carcerati hanno diritto a un'ora d'aria, e non capisco la relazione, non capisco perché noi che siamo liberi non possiamo avere diritto di prenderci un'ora per noi stessi. Siamo persone che accettano di fare una vita con impegni sempre più incalzanti, sempre più stressanti, rinunciando perfino a prendere un'ora d'aria. A questo punto conviene quasi quasi farsi incriminare per qualcosa e andare in galera. Uno si rilassa, guarda la televisione, no? Purtroppo non mangia veganic, però almeno può fare attività fisica. Quali sono le attività più gettonate presso Coscienza e Salute? Le attività più gettonate di Coscienza e Salute sono tutte, però siccome io non posso elencarne tutte, ma ti invito a guardare sul nostro sito tutte le varie attività. Il sito è www.coscienzasalute.it e lì potete trovare tutte le nostre attività aggiornate. Comunque sul piano delle meccaniche mentali, in relazione all'alimentazione, c'è questo corso di 2 giorni, si chiama Il rapporto mente-cibo, come il mio libro, che vi ricordo, lo potete trovare in tutte le librerie per Armando Editore. E poi c'è un altro corso sulle meccaniche mentali, si chiama La mappa delle meccaniche mentali. Questo è un corso che ti orienta nella vita, in questa mappatura dei meccanismi mentali, non solo in relazione all'alimentazione, ma in tutte le dinamiche della vita, che può essere utile a chi vuole conoscere meglio se stessi nella relazione anche con gli altri. E poi c'è un corso, tornando all'aspetto salutistico, disintossicante e purificativo, che si chiama Semidigiuno Veganic. Quest'anno saremo in Val d'Aosta, lo facciamo tutti gli anni, ce ne andiamo in montagna, un posto tranquillo, 2 settimane, per vivere un'esperienza fantastica, bellissima, un percorso di 15 giorni in cui uno stacca la spina, fa una pratica purificatoria a base di frutta, di verdure, di cibi vegetali, opportunamente dosati e bilanciati, in modo tale da far
attivare meccanismi di disintossicazione. All'interno di questo stage si effettuano corsi, si effettuano esperienze, c'è l'attività fisica appunto che viene abbinata, ci sono esercizi di posturali, respiratori, di equilibrio, insomma è una bella vacanza, una bella esperienza, un bel regalo che una persona che vuole recuperare un benessere oppure fare un'esperienza intensa anche dal punto di vista relazionale, così molto bella, veramente molto bella.